poi ti prende la mano e ti porta lontano con sé. La 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 la. E tutto questo è poesia. Salvatore Quasimodo, specchio. Ed ecco, sul tronco si rompono gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul botro, e tutto mi sa di miracolo, e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era. Con questi versi primaverili di Salvatore Quasimodo, che ci permettono, se non altro, di intrattenerci su qualcosa di ancora godibile in questo periodo micidiale, che è la primavera, qualcosa di godibile che è la primavera, che per fortuna rimane immutata e immune da violenze di sorta. Specchio, ed ecco sul tronco si rompono gemme, è uno dei più graziosi, garbati e nello stesso tempo perfetti idilli della stagione giovanile di questo poeta che, come sempre siamo abituati fin dai banchi di scuola a considerare, il terzo componente del cosiddetto ermetismo, termine coniato dal professor Francesco Flora, non certamente con intenti elogiativi, ma per sottolineare questi modi un po' arcani, troppo concisi e troppo chiusi di esprimersi di un gruppo di poeti che comunque erano già affermati. E Quasimodo appartiene alla triade, da un punto di vista canonico, scolastico, la triade dei poeti ermetici: Ungaretti, Montale, Quasimodo, appunto, o se preferiamo Ungaretti, Quasimodo, Montale. Però c'è già da questa definizione di ermetico, c'è qualche dubbio che si presenta, si profila nel tempo, perché poi molti anni dopo, ma comunque con un valore che ha il suo perché, il signor Edoardo Sanguinetti dichiara con la sua solita sicumera che Quasimodo non può essere considerato ermetico. Non può essere considerato ermetico perché gli ermetici hanno come intento primario la brevitas, la essenzialità e l'assenza di qualsiasi ornamento. E Quasimodo non si può dire che rifugga da qualsiasi ornamento e ha in più una tendenza al classico come canone di linguaggio molto forbito, molto bello, molto alto, che non si addice all'ermetismo. Vabbè, ci importa fino a un certo punto, poi insomma essere persuasi o meno che Quasimodo sia o meno ermetico. Io direi che partecipa delle suggestioni e del clima dell'ermetismo, abbellendo alcuni aspetti, soprattutto appunto dalla prospettiva estetica, e ha una fluidità e una tendenza alla metafisica che non sempre si muove nello stesso modo degli altri ermetici, perché è più sorretta, è più percorsa da quello che fu chiamato, quando gli diedero il molto discusso Nobel, il fuoco della classicità. Ad ogni modo, lasciando perdere queste questioni, Quasimodo è un poeta che ha rappresentato il filone ermetico, oppure
possiamo dire che è molto meglio, la poesia del suo tempo in maniera molto vistosa e anche con molto successo di pubblico. Si distanzia sia da Ungaretti che da Montale per innanzitutto la sua personalità e la sua dimensione di poeta isolano. La sicilianità è una componente che si avverte molto fortemente in tutta la produzione di Quasimodo, perlomeno nella prima e seconda parte. La Sicilia rappresenta questa patria perduta, sempre simbolo di una languida felicità che è stata appunto persa, perché, come sappiamo bene, Quasimodo visse in Sicilia i primi anni della sua vita, compreso quel momento tremendo del terremoto di Messina. Lui è nato a Ragusa. Sanguinetti commette un errore veramente incredibile, facendolo nascere a Siracusa. Lui è nato a Modica, è nato a Modica in provincia di Ragusa. Ecco, nato a Modica, vissuto poi per qualche tempo a Messina, poi trasferitosi a Roma, dove ci sono quelli che lui chiama gli anni della triste giovinezza. Non è che sia un grande esaltatore della giovinezza, Quasimodo, tra parentesi, e non ha compiuto studi classici, ha fatto un istituto tecnico, e in questo ci ricorda un po' Montale, no? È singolare constatare che spesso, non sempre, ma spesso anche i più grandi poeti non hanno fatto un corso di studi, chiamiamolo regolare, di studi classici. Eppure lui è innamorato follemente dei classici che poi studierà, insomma, per conto suo. Dicevamo, periodo romano, in cui si iscrive al Politecnico, poi viene assunto a lavorare, no? Ancora abbastanza giovane, come geometra. Lui è un geometra al Genio Civile a Reggio Calabria. Poi passerà, è abbastanza errabondo in questi anni, passerà a Firenze anche grazie al cognato che è Elio Vittorini, che aveva sposato sua sorella e che lo introduce, lo fa entrare in contatto con le personalità più eminenti dal punto di vista letterario di quegli anni, che ovviamente erano a Firenze, no? Dove c'era il crogiuolo del, stavo per dire dolce stil novo, cioè come per il dolce stil novo c'era il crogiuolo dell'ermetismo, no? A Firenze qualche anno, perché poi deve andare. Viene assunto dal Genio Civile per un anno a Cagliari in Sardegna e poi deve finalmente approda a Milano. Quindi le abbiamo citate tutte le tappe fondamentali, vero? Sicilia, a cui ovviamente il suo cuore rimane ancorato per sempre, lo dice chiaramente. Io non so che questo cuore della mia razza, no? E poi invece Reggio Calabria, Firenze, quindi Toscana, poi Genova, breve periodo anche a Genova, dove conosce Sbarbaro e gli altri di quella temperie del momento, e poi l'approdo a Milano, dove in un primo momento non si trova bene anche perché lo distaccano in Valtellina, e poi finalmente a Milano avrà la possibilità di lavorare nel settore, nel campo editoriale, perché diventa segretario di Cesare Zavattini e rimarrà poi a Milano tutto il resto della sua vita, l'appartamento in Corso Garibaldi e il suo, come dire, il suo passeggiare lungo il Naviglio, che è qualcosa di un po' stonato per un siciliano della sua tempra. Infatti c'è sempre nella poesia di Quasimodo questa duplice melanconia motivata dal fatto di sentirsi lontano dalla sua patria vera e nello stesso tempo costretto a dei lavori che non sono quelli a cui vorrebbe dedicarsi. L'esilio, ecco, la dimensione dell'esilio di questo siciliano a Milano ritorna abbastanza spesso in molti testi che vedremo. Quasimodo ha dei rapporti con il mondo culturale che sembrano quelli regolari, diciamo
con i poeti, suoi colleghi, non sempre in perfetta armonia. Il carattere non è un carattere particolarmente espansivo e la sua poesia, comunque, che è quella che ci interessa, ha una solidità e una coerenza che nel tempo si sviluppa, seguendo però diversi orientamenti dal punto di vista dei contenuti. Nella prima produzione c'è questa dimensione di nostalgia, di rimpianto, come si è già detto, di una dimensione edenica che lui fa coincidere con la Sicilia, no? Elevando la sua isola a una specie di emblema per la sua estraneità al divenire di una realtà metafisica, arcana, mitica, in una parola, mitica. E questa è la parte della produzione di Quasimodo, che ricordiamoci sarebbe Quasimodo, lui stesso ha voluto che si cambiasse l'accento, no? Da piano a sdrucciolo. In questo è D'Annunziano, perché D'Annunzio amava molto le sdrucciole. Allora, dicevo, in questo periodo Quasimodo parla molto di sé, è una poesia molto intimista, è una poesia di ricordo, di nostalgia, di malinconia, che tocca, a mio parere, dei vertici molto alti. Mentre nell'ultima parte, diciamo pure nella seconda metà, quando scrive ad esempio giorno dopo giorno, il falso, il vero verde, dare avere, è più una poesia civile, etica, con una certa attenzione dovuta anche al momento storico, no? Perché siamo dopo il 45, insomma, alla realtà dolorosa che si è venuta a delineare in seguito alla guerra mondiale, eccetera, eccetera. Per cui ci sono questi due registri, molto nostalgico, dolce e lirico, il primo, più civile e orientato a problemi di carattere anche etici e sociali, il secondo. La cura però che Quasimodo dedica alla limatura del verso, nonostante lui ci tenga sempre a precisare che non vuole assolutamente seguire l'esempio di D'Annunzio, cioè è contrario a ogni ornamento, ed è anche vero, è una cura però, rimane una cura estremamente di nielatore, cioè Quasimodo è un poeta dal nitore e dalla perfezione estrema, quindi è un grande stilizzatore, insomma, cultore dello stile. Nelle poesie più riferite al proprio ego, tocca, a mio avviso, vertici più alti. Poi si fa, qualcuno dice addirittura neorealista, ed è diverso, anche più aspro. Quando noi leggiamo Quasimodo, partiamo dalle prime, che sono molto legate alla Sicilia, all'elemento dell'acqua. Quasimodo è uno dei poeti in cui si trova più spesso l'elemento acquatico, che ovviamente ha anche a che fare con il liquido amniotico, le solite interpretazioni psicoanalitiche, però, insomma, però è la Sicilia, acque e terre. Acque e terre, e lo vediamo molto legato a questa dimensione di paysage d'âme, paesaggio d'anima. Man mano che proseguiamo nel tempo, lo troviamo più vicino invece alla terra che all'acqua e alla cosiddetta attualità o al cosiddetto impegno, piuttosto che a una dimensione egocentrata e nostalgica. Io sono forse un fanciullo che ha paura dei morti, ma che la morte chiama perché lo sciolga da tutte le creature, i bambini, l'albero, gli insetti, da ogni cosa che ha cuore di tristezza. Perché non ha più doni e le strade sono buie e più non c'è nessuno che sappia farlo piangere,
vicino a te, Signore. Quindi un certo anelito religioso non manca. Vento a Tindari è senz'altro una delle più interessanti dal punto di vista che abbiamo definito paesaggistico d'anima. Tindari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acque, delle isole dolci del Dio, oggi m'assali e ti chini in cuore. Salgo vertici aerei, precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore. E tu mi prendi, da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue e morte d'anima. A te ignota è la terra dove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire. E ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato. A proposito della sua non appartenenza all'ermetismo, in effetti è vero che spesso in Quasimodo, oltre al gusto della classicità, c'è anche una tendenza, come qui, a un discorso che è narrativo, e non breve. L'altra poesia che vorrei leggere della prima stagione, cioè di Acque e Terre, è Rifugio di uccelli notturni. In alto c'è un pino distorto, sta intento ed ascolta l'abisso, col fusto piegato a balestra. Rifugio di uccelli notturni, nell'ora più alta risuona d'un battere d'ali veloce. Ha pure un suo nido il mio cuore, sospeso nel buio. Una voce sta pure in ascolto la notte. 1930, Acque e Terre. La seconda raccolta, Oboe sommerso, alterna a tentazioni di classicità, momenti più genuinamente ermetici. Avara pena, tarda il tuo dono in questa mia ora di sospirati abbandoni. E qui sembrerebbe, potrebbe anche essere Ungaretti. Sorgiva, luce riemersa, foglie bruciano rose. Giaccio su fiumi colmi, dove sono isole, specchi d'ombre ed astri, sempre gli spazi bianchi. Qui, per esempio, se proprio vogliamo continuare a definirlo, diciamo che l'ermetismo si fa sentire. Dalla tua matrice io salgo immemore e piango. Camminano angeli muti con me, non hanno respiro le cose. In pietra mutata ogni voce, silenzio di cieli sepolti. Il primo tuo uomo non sa, ma dolora. Se invece andiamo un po' più avanti, ad esempio a Erato e Apollyon, scritto nel 32, dal 32 al 36, sembra ritornare quella tentazione della classicità, perché Apollyon, i nomi stessi lo dicono, no? Canto di Apollyon, questo è un titolo che effettivamente non troveremmo in altri poeti del suo tempo, così dichiaratamente volto a una dimensione classica. Canto. Già, canto non sta molto bene, non va molto a braccetto con gli ermetici. Apollyon, nemmeno, casomai Hermes, no? Il custode dei segreti, non Apollo, la luce, no? Terrena notte al tuo esiguo fuoco,
Mi piacqui talvolta e scesi fra i mortali e vidi l'uomo chino sul grembo dell'amata ascoltarsi nascere e mutarsi, consegnato alla terra, le mani congiunte, gli occhi arsi e la mente. Amavo, fredde erano le mani della creatura notturna, alti terrori accoglieva nel vasto letto, ove nell'alba udì destarmi da battito di colombe. Poi il cielo portò foglie sul tuo corpo immoto, salirono cupe le acque nei mari. Mio amore, io qui mi dolgo senza morte, solo. Nella raccolta più nota, che è quella del 42, ed è subito sera, abbiamo la piena maturità di Quasimodo. Beh, innanzitutto in questo ultranoto frammento, verrebbe da chiamarlo. Beh, in effetti è vero, perché nessuno ricorda che questo è ciò che rimane di un testo più lungo. Inizialmente la poesia era molto più lunga e lui ha poi estrapolato e reso indipendenti gli ultimi tre versi. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. E qui ritorneremmo quindi all'ermetismo vero e proprio, no? È una delle poesie che lo rappresentano meglio. Però in questa raccolta ci sono tante altre meravigliose poesie in cui ritorna la nostalgia. È tutto un altalenare, no? Fra una dimensione che sembrerebbe scolpita dello stesso marmo delle statue greche e una dimensione nostalgica che ha a che fare addirittura con una certa qual temperie pascoliana. Ride la gazza nera sugli aranci, mi viene in mente questa che è una delle più belle dal punto di vista coloristico, ce lo fa, ci fa avvicinare Quasimodo anche agli spagnoli. Lui ha questa sensibilità, dicevamo prima, isolana e quindi anche questo côté molto sanguigno, vitalismo, insomma, che non troviamo di certo in Montale, perché è proprio un vitalismo in Montale. Lo dobbiamo cercare con la lanternina, ecco, e non lo troviamo, mentre in Quasimodo è presente anche a livello di estetica dei colori. Questo quadretto, Ride la gazza nera sugli aranci, già dal primo verso, già dal titolo, è comunque ancora una volta un canto di nostalgia per la propria amatissima terra perduta. Ride la gazza nera sugli aranci. Forse è un segno vero della vita. Intorno a me, fanciulli con leggeri moti del capo danzano in un gioco di cadenze e di voci lungo il prato della chiesa. Pietà della sera. Ombre riaccese sopra l'erba così verde, bellissime nel fuoco della luna. Memoria vi concede breve sonno. Ora destatevi. Ecco, scroscia il pozzo per la prima marea. Questa è l'ora non più mia. Arsi, remoti simulacri. E tu, vento del sud, forte di zagare, spingi la luna dove nudi dormono fanciulli, forza il puledro sui campi umidi d'orme di cavalle, apri il mare, alza le nuvole dagli alberi, già l'airone s'avanza verso l'acqua e fiuta lento il fango tra le spine. Ride la gazza nera sugli aranci. Come dicevamo, il poeta è lontano dalla sua terra, in un plenilunio di incredibile luminosità, affollato da grida di fanciulli. Plenilunio, sì, però non la vedo di notte questa scena, vabbè, si vede che la luna compare anche prima di notte, in effetti. Profumato di essenze e aromi, cadenze e voci. D'un tratto accade qualcosa, si accendono delle ombre sull'erba. Verdissima. Lui, che è in questo stato di semiveglia, ricorda la sua terra e si trasferisce. È come se si
si trasferisse direttamente nella sua isola. Quell'isola che ha tante volte cantato come sangue e mito insieme, nell'antica luce delle maree, per esempio, città d'isola sommersa nel mio cuore. Ecco, discendo nell'antica luce delle maree, presso i sepolcri, in riva d'acque che una letizia scioglie di alberi sognati. Mi chiamo, si specchia un suono in amorosa eco, e il segreto ne è dolce, il trasalire in ampie frane d'aria. Una stanchezza s'abbandona in me di precoci rinascite, la consueta pena d'essere mio. In un'ora di là dal tempo, e i tuoi morti sento nei gelosi battiti di vene vegetali fatti men fondi, un respirare assorto di narici. Però l'acqua non è soltanto e sempre fonte di vita e di energia vitale, a volte c'è anche il ristagno dell'acqua che resta comunque con il cielo e l'aria, il suo elemento prediletto. Per esempio, una poesia bellissima, Acqua Morta, stabilisce un parallelo, fra un'analogia fra l'acqua stagnante della palude e il suo cuore in certi momenti di depressione. Acqua morta, acqua chiusa, sonno delle paludi che in larghe lamine maceri veleni, ora bianca, ora verde nei baleni. Sei simile al mio cuore. Il pioppo ingrigia d'intorno ed il leccio, le foglie e le ghiande si chetano dentro e ognuna ha i suoi cerchi d'un unico centro, sfrangiati dal cupo ronzar del libeccio. Così, come su acqua allarga, gli ricordo i suoi anelli, mio cuore. Si muove da un punto e poi muore. Così. Te sorella, acqua morta. Quindi, come il ricordo allarga i suoi anelli sull'acqua, così fa il mio cuore. Si muove da un punto e poi muore. Qui è ermetico. Sta parlando dell'acqua, sta parlando del cuore, sta parlando del ricordo, è tutto armoniosamente fuso. Ti è sorella l'acqua morta. Al mio cuore è sorella l'acqua morta, che ogni tanto appunto allarga questi anelli come i ricordi che l'uno dall'altro scaturiscono confusamente. Sempre protagonista l'acqua, in un'altra bellissima di più ampia estensione che si intitola L'Alto Veliero. Quando vennero uccelli a muovere foglie degli alberi amari lungo la mia casa, erano ciechi volatili notturni che foravano i nidi sulle scorze. Io misi la fronte alla luna e vidi un alto veliero. A ciglio dell'isola il mare era sale e s'era distesa la terra e antiche conchiglie lucevano fitte ai macigni sulla rada di nani limoni. E dissi all'amata che in sé agitava un mio figlio, e aveva per esso continuo il mare nell'anima. Io sono stanco di tutte quest'ali che battono a tempo di remo e delle civette che fanno il lamento dei cani quando è vento di luna ai canneti. Io voglio partire, voglio lasciare quest'isola. Ed essa, oh caro, è tardi, restiamo. Allora mi misi lentamente a contare i forti riflessi d'acqua marina che l'aria mi portava sugli occhi dal volume dell'alto veliero. E questo alto veliero è come un'apparizione stranamente presagita, si colloca sotto la luna
dinanzi allo sguardo del poeta, dopo che il volo di uccelli ciechi ha smosso le foglie degli alberi, sempre questa tendenza che è pascoliana, a riprodurre poeticamente, attraverso la parola poetica, i frusci, i bisbigli che hanno qualcosa di inquietante. Nella terza strofa, l'elemento della vita acquista l'immancabile rilievo. La donna che il poeta ama è in attesa di un figlio e a lei, agitata nell'anima dalla creatura come sconvolta da un mare interno, lui rivolge la preghiera di lasciare l'isola e lei lo persuade invece a rimanere. Maria Cumani, la ballerina, una delle figure femminili della vita di Quasimodo, che è anche poetessa, purtroppo sempre rimasta in ombra, è una figura, è anche una poesia che io amo abbastanza, amo molto, ecco, ed è la donna di cui si sta parlando qui. Ecco, prima di Maria Cumani, va detto che, insomma, Quasimodo da buon siciliano ha avuto molte relazioni con donne che ha amato in modo sicuramente molto forte, intenso, come la Bice, che è stata poi anche la sua prima moglie. E poi ci sarà la Curzia Ferrari e altre figure che, diversissimamente dalle figure femminili in Montale, hanno una rilevanza molto vitale nella sua poesia. Elegos per la danzatrice Cumani. Il vento delle selve chiaro corre alle colline, precoce aggiorna l'adolescente del sangue a simile sgomento. E l'orma dell'acqua è l'alba sulla riva. Si esauriva in me il supplizio della sabbia a batticuore, spaziando la notte. Duole durevole antichissimo grido, pietà per l'animale giovane colpito a morte fra le erbe, d'agro mattino dopo le piogge nuove. La terra è in quel pianto disperato e ivi a misura la mia voce. Tu danzi al suo numero chiuso. E torna il tempo in fresche figure, anche dolore, ma così a quiete volto che per dolcezza arde. In questo silenzio che rapido consuma, non mi travolgere, effimero, non lasciarmi solo alla luce. Ora che in me, amite fuoco, nasci, Anna Diomene. L'eco della classicità lo ritroviamo sempre fino alle ultime due raccolte, che occhieggia qua e là, mentre nelle ultime due raccolte il tono si fa a volte anche, come dire, polemico, molto critico e una concretezza espressiva che prima non c'era, perché prima era più trasognato o venato di questa bellezza classica. Però c'era una poesia che non posso non leggere perché è troppo bella, che si intitola Inizio di pubertà. Come avrete notato, Quasimodo è molto attento a questi particolari che hanno a che vedere anche con l'uomo. L'essere umano simile a una pianta, vorrei dire, no? Alla crescita, e alle stagioni, agli umori che di stagione in stagione cambiano. E in inizio di pubertà c'è un esempio di questa attenzione ai minimi trapassi di una crescita da bambino in fanciullo e da fanciullo poi in uomo. Inizio di pubertà. Saccheggiatrice di inerzie e dolori, notte, difesa ai silenzi, l'età rigermina delle oblique tristezze, e vedo in me fanciulli leggiadri ancora sull'anca, al declivio delle conchiglie, turbarsi alla mia voce mutata. Già vola il fiore magro. Non saprò nulla della mia vita, oscuro monotono sangue. Non saprò chi amavo, chi amo. Ora che qui stretto, ridotto alle mie membra, nel guasto vento di marzo, enumero i mali dei giorni decifrati.
Già vola il fiore magro dai rami e io attendo la pazienza del suo volo irrevocabile. Dicevamo che nelle ultime raccolte c'è un impegno e una grinta che non corrispondono più alla malinconia delle precedenti stagioni. Emblematica fra tutte, in realtà sono due quelle più emblematiche di questo mutamento. E una è famosissima, alle fronde dei Salici, per cui qualcuno appunto ha parlato di neorealismo, e l'altra è Uomo del mio tempo, altrettanto nota. Da giorno dopo giorno, alle fronde dei Salici. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei Salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese. Oscillavano lievi al triste vento. E questa poesia pone un problema interessante, ossia, ha un'utilità la poesia, il verso, il componimento artistico in senso lato, quando la situazione in cui si vive è una situazione di disperazione, di guerra, di morte, di privazione, di povertà. A che cosa serve? Cui prodest? Però si contraddice il poeta stesso perché intanto sta facendo una bellissima poesia. Quindi dobbiamo per forza credere che la poesia sia lo stesso, sempre ugualmente significativa, quando è veramente ispirata, anche se un'immediata utilità, una concreta utilità non si può notare. Come incidenza sulla storia che rimane molto spesso la testimonianza degli orrori più che dei valori dell'umano. Uomo del mio tempo è altrettanto amara nell'intonazione e altrettanto negativa nei contenuti. In sostanza, in questa poesia, Uomo del mio tempo, Quasimodo sembra dire che non c'è stata alcuna evoluzione. Rispetto all'età della pietra, giacché eventi storici inaccettabili dimostrano appunto che il male, le tenebre, sono prevalse sulla luce, come del resto aveva già detto San Giovanni, Caie gapesan oiantro, poi mallonto scotos et to fos. Gli uomini preferirono le tenebre alla luce. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto. Eri tu con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: Andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Sì, questo messaggio è l'esatto opposto di quelli che troviamo altrettante volte, e anche di più, di fiducia nella imperitura forza della bellezza e dell'umanitas. Sono due realtà che in poesia trovano ugualmente voce, no? L'incanto, la fede nel bello e nel vero, di Chiziana memoria. E il disincanto che è più tangibile nel Novecento, e Quasimodo, tutti e due questi registri,
li usa e li fa propri, perché c'è l'incanto perenne del ricordo e della meravigliosa armonia con la sua terra di origine. E d'altra parte la considerazione disincantata, molto amara, di una realtà che non ha niente di mitico né di bello. Ecco, una poesia che amo moltissimo, direi forse che è quella che amo di più di Quasimodo, è la lettera alla madre. Qui si vede di nuovo il registro intimistico, che insomma si sarà capito che è il mio preferito, ma credo che sia anche il preferito di Quasimodo. E c'è una nostalgia dell'età adolescenziale e soprattutto viene ricordato il giorno della sua fuga da casa. La domesticità, ecco, dell'accento. Degli accenti in questo testo è particolarmente lirica. Potrebbe essere avvicinata anche a certi testi dei crepuscolari. Da La vita non è sogno, lettera alla madre. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi, come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente, dirai. Due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce dell'Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio. Questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori. E non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde? Oh, morte di pietà, morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima mater. A testimoniare il suo grande amore per i lirici greci sono le traduzioni veramente di altissimo livello. Certi testi di Saffo anche furono tradotti in modo geniale. Ricordo fra tanti quel O scala peponsamen, dice il testo greco, quando Saffo saluta la sua allieva e le dice: io voglio che tu ricordi anche quanto siamo state felici insieme. E nel testo greco c'è o scala peponsamen, difficilissimo da tradurre. Vorrebbe dire quante sofferenze abbiamo patito insieme che però ci sono state care. Cala peponsamen. Ecco, ascoltiamo come lo traduce Salvatore Quasimodo. Era Teznachen da dolor celo, kai depsis domena catalimpanen. Vorrei veramente essere morta. Essa, lasciandomi piangendo forte, mi disse: quanto ci è dato soffrire, o Saffo, contro mia voglia io devo abbandonarti. Allontanati felice, risposi, ma ricorda che fui di te sempre amorosa, ma se tu dimenticherai, e tu dimentichi,
Io voglio ricordare i nostri celesti patimenti. Cala Peponzamen. Celesti patimenti. Le molte ghirlande di viole e rose che a me vicina sul grembo intrecciasti col timo. I vezzi di leggiadre corolle che mi chiudesti intorno al delicato collo. E l'olio da re, forte di fiori, che la tua mano lisciava sulla lucida pelle, i molli letti dove alle tenere fanciulle ioniche nasceva amore della tua bellezza. Non un canto di coro, né sacro, né inno nuziale si levava senza le nostre voci. E non il bosco dove a primavera il suono. E qua finisce perché finiva anche il testo greco. Quindi una geniale interpretazione di quel Kala Peponsamen ci convince fra le tante altre prove della bravura di questo poeta traduttore. Non solo Quasimodo si dedicò alla traduzione dei lirici greci, sappiamo benissimo che altri illustri nomi fecero la stessa cosa, Montale più per l'inglese, letteratura inglese, ma tanti altri anche per la greca. Quella di Quasimodo in effetti rimane forse la più persuasiva, anche per la varietà dei nomi dei lirici che traduce. Un altro mio molto prediletto è Alcmane. Di Alcmane ricordiamo tutti il celebre notturno. Dormono le cime dei monti e le vallate intorno, i declivi e i burroni. Dormono i rettili, quanti nella specie la nera terra alleva, le fiere di selva, le varie forme di api, i mostri nel fondo cupo del mare. Dormono le generazioni degli uccelli dalle lunghe ali. E per riallacciarci a quel testo inizio di pubertà, la traduzione di Ibico è molto puntuale e molto elegante. Come il vento del nord rosso di fulmini. Ibico è uno dei lirici greci che si legge meno, ma come in parte anche Anacreonte è molto godibile dal punto di vista proprio pittorico, coloristico, di queste impressioni che sa distribuire nei suoi memorabili testi, in cui la natura è sempre corrispondente a degli stati d'animo. Come il vento del nord rosso di fulmini. A primavera, quando l'acqua dei fiumi deriva nelle gore e lungo l'orto sacro delle vergini, ai melicidoni apre il fiore e altro fiore assale i tralci della vite nel buio delle foglie. In me, Eros, che mai alcuna età mi rasserena, come il vento del nord rosso di fulmini rapido muove. Così, torbido, spietato, arso di demenza, custodisce tenace nella mente tutte le voglie che avevo da ragazzo. E il miracolo della poesia è questo, che in traduzione, in originale, insomma, quando era poesia, no? Riesce a rendere divino qualcosa di anche puramente fisiologico. La poesia di Salvatore Quasimodo resta una poesia di sofferenza, una poesia di travaglio mai risolto. Nessuna consolazione interviene. La natura in fondo è silenzio, assenza, segno di morte, simbolo di una condizione umana desolata. Anche l'amore è fatica. Anche il tema dell'essere due non risolve le contraddizioni dell'esistenza. Anzi, una sola contraddizione, quella che non riesce a vedere la vita altro che in termini di morte. Questo dualismo mai risolto, vita-morte, tristezza-dolcezza, carne contro anima, uomo contro Dio, stagioni della terra e astrazioni dello spirito, animali e alberi e membra di carne contro parola.
il dolore di vivere, è silenziosa ricerca di qualcosa che in fondo non ha un nome.